benvenuti a TG360, all'informazione flash a cura della redazione di RTO Aquesio. Siamo al training center Air Beauty Diffusion di Claudio Barcaccia con il titolare, qua per scuola di formazione per professionisti, ma anche c'è il progetto di aprire la scuola anche ai neofiti, diciamo, della professione, visto che, appunto, si diceva prima, in questa fase di ripresa c'è mancanza proprio di giovani che vogliono intraprendere questa professione per vari problemi che ci dirà adesso, e quindi una possibile soluzione è quella di aprire la scuola anche a questi ragazzi. Allora sì, in effetti noi come HBD Training Center siamo una scuola di specializzazione. La nostra storia viene da una cultura formativa legata a un'azienda leader del settore che è Bell. Siamo un training center certificato Bell e da sempre organizziamo percorsi di formazione di specializzazione per i saloni che acquistano prodotti Bell. In questo momento siamo veramente felici di ospitare, tra l'altro oggi che stiamo riorganizzando tutti i corsi in presenza, un gruppo, diciamo, che l'azienda è uno dei tanti gruppi che l'azienda, diciamo, supporta, e come vedete alle mie spalle l'attività è tornata in presenza. Per noi questa è una grande gioia, e come dicevamo proprio prima, la ripresa che c'è in atto richiede sempre di più persone altamente specializzate. Il nostro obiettivo quindi è di far evolvere, diciamo, i nostri servizi formativi, concentrandoci in particolar modo sui ragazzi, sui giovani che vogliono affrontare la professione, quindi facilitandoli ovviamente con dei percorsi formativi ad hoc che li aiutano ad inserirsi all'interno dei saloni nella maniera più adeguata possibile, e tutto questo cercando di mettere in moto delle sinergie che sono non solo i saloni che dovranno poi ospitarli, quindi garantendo dopo la formazione un posto sicuro dove andare a fare il percorso di stage, supportato da una grande azienda che è Bella, che farà di tutto per aiutare i saloni ad inserirli nel contesto. Quindi una grande attenzione, diciamo, ad alzare il livello e l'asticella, diciamo, della qualità per tutti i ragazzi che vorranno intraprendere questa professione. Ecco, proprio i problemi che riscontrano magari anche i giovani è il fatto che magari tanti parrucchieri, piccole realtà, hanno comunque difficoltà a insegnare la professione al ragazzo che non conosce nulla di questo lavoro. Per questo, ecco, in questo caso subentrereste voi a sostituire un po' questa fase. Esatto, diciamo che il nostro obiettivo è proprio questo: aiutare proprio il salone medio piccolo, specialmente dove magari, diciamo, non si ha il tempo proprio per prepararli. Noi vorremmo prepararli prima, come dicevo, adeguatamente, per supportare il salone nello sviluppo e nella crescita che oggi più che mai richiede sia la qualità e ovviamente l'organizzazione anche delle persone all'interno della propria struttura. Questo è quello che vogliamo fare. Un'ultima cosa, per fare questo progetto state anche contattando le istituzioni locali, per esempio quest'oggi avete ospitato l'assessore comunale Pastorelli, ma con la speranza che magari possano supportarvi in questa idea. Assolutamente sì, in particolar modo certificarci e farci riconoscere che la nostra struttura è una struttura che è seria, esiste e che produce servizi di alta qualità. Assessore, oggi è in visita questa originale struttura di formazione, una bella realtà imprenditoriale che appunto forma tanti giovani, ma anche soprattutto tanti professionisti. Soprattutto, magari il passo successivo che vorrebbe fare è proprio formare i giovani, e in questo appunto si vuole far conoscere anche dalle istituzioni, come in questo caso oggi, con la speranza appunto di poter qualificare ancora di più questo settore. Assolutamente, l'amministrazione comunale oggi è venuta in visita grazie a Barcaccia, a questo training center HBO, un punto importante della nostra città in via Sette Valli, veramente un'attività fondamentale che deve essere assolutamente sviluppata, perché qui si fa formazione, una formazione specialistica, e si spera sempre per di più per i nostri giovani. È un settore che anche a Perugia deve andare verso una specializzazione maggiore, e questa può essere veramente l'occasione. Qui alle mie spalle si sta svolgendo adesso un corso per una ventina, ma so che la prossima settimana ne vengono una quarantina da tutta Italia, quindi Perugia che si apre ad una formazione, a un'alta formazione in questo settore, e di questo siamo veramente veramente felici. Cercheremo, per quello che è nostra competenza e nostro potere, di anche divulgare questa iniziativa, perché purtroppo oggigiorno mancano i
giovani, tra virgolette, artigiani di questo settore, anche nelle aziende, nelle società che già operano sul territorio, e magari incentivare con l'aiuto anche delle istituzioni comunali, magari si spera anche quelle regionali, queste attività è un modo per aiutare il nostro tessuto economico e sociale, ma anche i nostri giovani. Quindi veramente complimenti per questa iniziativa, un ambiente bellissimo in via Sette Valli, confido veramente che si possano fare bei progetti insieme. Con questo è tutto, TG360, l'informazione flash a cura della redazione di RTO Aquesio torna puntuale tra un'ora.